Ho apprezzato l'intervento di Matteo Renzi, l'ho apprezzato nell'analisi e l'ho apprezzato nella prospettiva, ma parlandone con la franchezza a cui siamo stati invitati, devo dire che la parte che ho più apprezzato è la parte finale, quando Renzi ha detto, bando agli orgogli personali, ha detto invece: evviva l'orgoglio di partito, evviva l'orgoglio del PD. Questa è la parte che io penso che noi dobbiamo tenere presente come nostra stella polare in un momento molto, molto delicato della vita dell'Italia e della vita del partito. Voglio anche ringraziare molto Enrico Letta. Il ringraziamento è nel documento che ci ha letto poco fa il segretario nazionale, che io approvo, ma io lo voglio ringraziare in modo particolare. Lo ringrazio in modo particolare non solo per le questioni che ha ricordato Matteo, cioè la difficoltà nella quale lui ha preso l'incarico, il momento difficile, la congiuntura politica che in alcuni momenti sembrava impossibile da superare, ma lo voglio ringraziare anche per questi 10 mesi di governo. E lo voglio ringraziare in modo personale quasi, perché io l'ho visto lavorare in questi 10 mesi e in molte circostanze l'ho visto tirare la carretta dell'intero governo quasi da solo. L'ho visto intervenire a sostegno dei suoi ministri, l'ho visto spingere il governo con le sue braccia. Devo dire, in alcuni momenti, questo credo che gli sia costato una grande fatica e merita tutto il nostro ringraziamento. Che cosa è cambiato nel frattempo? Che cosa è cambiato rispetto a quella fase di inizio e rispetto a questi 10 mesi? E per quale motivo oggi noi, in questa nostra direzione, dobbiamo prendere una decisione così importante e così delicata? È cambiato moltissimo. Il governo ha fatto quel che poteva e i problemi non sono stati risolti. Dobbiamo anzi dire che quando la crisi è così profonda, il tempo che passa, per il solo fatto che passi, aggrava i problemi, li rende più complessi e li rende più profondi. E questo è un cambiamento importante, accanto al cambiamento politico, accanto al cambiamento delle condizioni politiche e delle condizioni parlamentari. Chi fa la vita in Parlamento, gran parte di noi sta in Parlamento, alla Camera e al Senato, conosce come le cose si sono complicate e come le cose sono diventate più difficili in tutti e due i rami del Parlamento per motivi diversi e con diverse maggioranze tra Camera e Senato. Ed è questa la prospettiva che io credo. Comunque, per me rende necessaria questa accelerazione di cui ha parlato Matteo Renzi. Questa è la prospettiva del prossimo tempo che ci dice, ci fa chiedere un governo che abbia la possibilità di durare e governare per l'intera legislatura e che abbia il profilo politico innovativo che gli consenta di affrontare le nostre grandi emergenze. Guardate, abbiamo capito anche in questa fase che le riforme istituzionali sono un complemento necessario al passaggio delicato delle misure economiche per superare la crisi. Le riforme istituzionali sono la base che ci può consentire, che potrà consentire nei prossimi decenni al nostro Paese di navigare in sicurezza. Ed io vedo un profilo che tiene insieme il pacchetto di riforme che noi stiamo trattando, da quelle che apparentemente sembrano minori e minori non sono, il finanziamento pubblico, le province, a quelle che sappiamo essere delicatissime per noi, come la riforma elettorale, alle riforme costituzionali per le quali il respiro deve essere lungo, perché noi stiamo cambiando la forma dello Stato. Quando tocchiamo il Senato,
e nessuno come i senatori sa quanto questo sia necessario. Quando tocchiamo il bicameralismo perfetto, noi sappiamo che stiamo toccando il potere legislativo, che è la pietra angolare su cui si regge una democrazia, ed abbiamo bisogno del respiro che serve per fare un'operazione di questo genere. Ed anche per quel che riguarda l'economia, naturalmente noi abbiamo bisogno di misure tampone, di misure di assistenza che aiutano chi ne ha bisogno, ma abbiamo bisogno ancora di più di misure shock che possano dare all'economia, far fare quel salto di qualità senza il quale nemmeno i problemi piccoli potranno essere risolti. E per ultimo voglio dirvi, Matteo Renzi ha nominato una questione di cui molte volte anche qui in direzione abbiamo fatto cenno, anch'io ho fatto cenno, e cioè la riorganizzazione dello Stato. Guardate, l'Italia ha bisogno di riforme istituzionali, ha bisogno di misure economiche, ma se dovessi fare la graduatoria di quello che più serve all'Italia, la cosa che gli serve di più è la riforma dello Stato, rifare lo Stato nelle sue strutture. Questo è un lavoro di lunga lena, è soltanto una spinta politica forte e nuova come quella che noi oggi, naturalmente, a cui daremo il via in questa nostra direzione, può consentire di fare. Questo è l'augurio che faccio a tutti noi e naturalmente è un augurio per l'Italia. Grazie.